Sarò molto breve perché avete detto tutto e esco molto ricco da questo dibattito perché veramente peccato che non lo sapevo, se no qualche cosa mi servivamo nel docufilm perché davamo anche un po' la svolta simpatica e intellettuale di questo uomo che ha rappresentato anche la mia infanzia, perché il Portobello me lo sono portato per tutta la vita, quindi Portobello, Portobello, ancora prima del docufilm ancora contavo Portobello perché è rimasto dentro a tutti i ragazzi soprattutto. Ma io ho fatto questo docufilm perché ho vissuto una vicenda un po' simile a Enzo Tortora. Io le 4:50, non lo dico mai, ma dato che parlavamo sempre di dell'uomo comune che viene colpito, io non ero un uomo comune, però ero un uomo che non ero conosciuto come un uomo qualunque. E alle 4:50 del mattino mi hanno arrestato del 2012. Avevo un bambino di 4 mesi, adesso ho 3 anni, avevo un bambino di 4 mesi e mezzo. Sono stato arrestato per concorso esterno e stampo mafioso. Io sono sempre stato radicale, ho sempre fatto battaglie, ho sempre combattuto anche la mala giustizia, insieme a Rita Bernardini, insieme a tutti i radicali. Non capivo cosa stava succedendo, non capivo, però è successo. Mi hanno portato, ho fatto 200 giorni, 65 giorni di isolamento a Opera. È da là che è entrato dentro di me Enzo Tortora. Non voglio raccontare il mio fatto, il mio, perché è un mio, non c'entra niente qua con Enzo Tortora, però lo volevo precisare. E lì è entrato dentro di me Enzo Tortora, perché ho letto il libro di Pizzuto, di Funaro, e ho letto la sua storia. Rita Bernardini che diceva che io ero il nuovo caso Tortora, Marco Pannella, conferenze stampa, non riuscivo a capire, anche se Enzo Tortora è rimasto come ricordo di Portobello, no? Allora l'ho letto dietro a quei 4 passi, perché ero chiuso dentro 4 passi. E allora lì la lettura e sono entrato dentro proprio in questo uomo. Allora io quando sono tornato a casa non è raccontare la storia che comunque ero l'uomo comune, quindi poi ho raccontato la mia storia, scusa, la storia di Enzo Tortora, perché era l'icona della mala giustizia. È l'icona di un uomo che è stato colpito ed è morto di mala giustizia, perché è morto di un tumore ai polmoni. Difatti qua ho cercato di far capire con la tosse, no, che è un simbolo perché è uscito che è ammalato, però è morto. E nessuno dopo 30 anni, io dico ho cambiato qualcosa, sì, è cambiato qualcosa, in 3 anni questa parte, non 30 anni fa. Io è uscita una riforma della giustizia molto, bah, cioè, proprio, però qualcosa nell'aria sta cambiando. E grazie anche al contributo, ma non mio, come dice giustamente, grazie al contributo di Enzo Tortora, perché io ho cercato di tutti i giorni a fare, sono 2 anni che io continuo a fare proiezioni, silente ma radicato nel territorio, per cercare di muovere coscienze. Sarò proprio brevissimo, una proiezione che ho fatto in Sicilia su 400 giovani, perché parlavamo delle scuole. Che ho detto, ma chissà cosa, cioè, faccio vedere Enzo Tortora, no? E vedere le lacrime di questi giovani e che sono alzati in piedi, cioè, su YouTube c'è proprio un'immagine, sono alzati in piedi e sconvolti. E lì ho capito che muovamo, cioè, sono riuscito a muovere delle coscienze, ma Enzo Tortora è riuscito a muovere le coscienze. E allora io dico, io sono l'uomo comune e tanta gente che viene colpita, che non si sente, non si vede, che è chiusa dalla mala giustizia, perché ricordiamoci sempre che se Enzo Tortora è stato assolto perché c'è anche tardi, ma c'è anche una buona giustizia. Lo so che è dura da dirla, ma è così, perché la buona giustizia è quello che legge le carte e poi ti assolve se sei innocente. Il problema è che non deve esistere la mala giustizia. Allora noi dobbiamo cercare, e qua io ho avuto delle grandi risposte, esco fuori più ricco, perché è anche, voglio dire, cioè, so che non siamo comunque soli, però dobbiamo continuare. Io sono qua,
sono pronto a continuare a girare, perché sono 2 anni che io giro, ho tutte le città, in tutta Europa, poi oltretutto a Londra, in Francia, al Parlamento europeo, al Parlamento italiano, al Senato. Cioè io non sono fermo, io continuo. Lo so che mi sentivo, perché all'inizio io ho cercato di essere presente ovunque. Però con fatica, perché poi sono stato cacciato dal Festival di Roma perché diceva che c'era la giustizia, bisogna stare attenti, mi hanno cacciato dal Festival di Roma. È stata una grande fortuna, devo dire, perché mi hanno cacciato, sono stato, tutti i giornali hanno parlato che quella vicenda era imbarazzante, perché tu mi cacci perché avevano paura di toccare l'argomento Enzo Tortora, come la RAI, perché diciamo, cioè, diciamo la verità, la RAI, tutti, quando io ho presentato questo docufilm, avevano tutti paura di toccare la magistratura e non capivano che era un'altra fase, una fase di cambiamento. Per questo uomo 30 anni fa, se tu, noi ci pensiamo, non è cambiato nulla. Cambiato, sì, cambiato delle cose, ma purtroppo vengono sempre arrestate le persone innocenti, vengono sempre chiuse in carcere, non riescono, non hanno i soldi per pagare gli avvocati, perché molti non hanno soldi, perché ci vogliono tanti soldi quando vieni arrestato. Se hai, hai amici, avvocati che ti aiutano, però è così, il dato di fatto è così. O sono i radicali come ho vissuto io e come ha vissuto Enzo Tortora, che i radicali sono al mio fianco a combattere una battaglia. E qualche amico che buono, buon politico, grazie a Dio, però io ho avuto i radicali. Però non tutti purtroppo hanno questo privilegio, perché non tutti, perché non si sentono, non si vedono. Basta uno fare errorigiudiziari.com. Uno fa, apre quel sito, ogni giorno esiste una mala giustizia e non ce ne rendiamo conto oggi. Perché noi sì, perché siamo, ma il popolo, la gente non lo conosce. Oggi devo dire che, perché poi ricordiamoci che abbiamo 2 processi quando un innocente viene arrestato. I media e il processo. È il processo, non l'arresto preventivo, che quella è una fase, ma la seconda fase è il processo, che uno deve aspettare anni per dire se è assolto. E non è la possibilità, perché poi c'è il PM che ti fa la richiesta, ti richiede, la richiesta carcere per tizio 10 anni, 20 anni, e non è la possibilità, il tuo avvocato non ha la possibilità di ribadire, perché okay, quando è? Fra 2 mesi, e uno deve aspettare 2 mesi per dire, per difendersi. Questo è il dramma di questo paese. E il PM l'ha richiesta, me l'ha richiesta. Ma come, i giornali hanno titolato di cose a carcere, carcere di che? È una richiesta. Però esiste sta roba. Allora la gente legge, dice: "Ah, Madonna, carcere per questo, ah, non è così." Perché c'è ancora la difesa, c'è tutta c'è tutto una. E passa tempo, passa tempo. Intanto tu hai l'etichetta. Anni carcere. Questo è il dramma. Perché il carcere preventivo, sì, è un dramma. Perché è un dramma. Per me non è stato devo dire la verità, per me è stato un grande cambiamento. Io sono tornato a casa e ho tirato fuori tutto il mio talento per andare contro un sistema e stare a fianco alla buona giustizia. Perché quella è la carta più forte, perché se la buona giustizia si sta a fianco, cambia questo sistema, perché senza giustizia non c'è, cioè è giusto che sia, cioè non è possibile. Però la buona giustizia, ma il dramma più grosso è il processo e poi i media che ti uccidono. Allora devi chiamare, se hai la forza di chiamare, perché così, devi chiamare, di guarda non è così, non è così, non è così, ma purtroppo è così, perché poi ci sono le veline che passano, e entrano come spada da Adamo e ti distruggono la vita. Questo oggi è. Quindi non so cosa può essere cambiato nel sistema, voglio dire, purtroppo, perché io sento delle voci, sento delle cose, perché poi mi vengono i messaggi, le cose, perché poi mi chiedono le cose, io vedo, cioè io dico ma è possibile? Perché poi succede la cosa, ma siamo sicuri? Perché questo è stato assolto, ma siamo sicuri? Cioè siamo sicuri per non aver commesso il fatto, perché poi ti dicono, ma sai, primo grado può succedere che ti condannano, perché poi in appello poi cambia. Ma come è possibile?
Cioè, com'è possibile? Cioè, io dico, ma sono innocente. Ma però al primo grado può darsi. Poi secondo, appello. Poi vai, c'è la Cassazione, eh? Cioè, questo è. Allora io dico, ma chi è che ha ragione? Perché poi noi sappiamo che conosciamo le carte, leggiamo, e chi è innocente lo sa, no? Lo sa di essere innocente. Il problema è che, però, il popolo non conosce. E quando dice, è stato assolto, però è stato condannato. Però è stato assolto. Ma dov'è la verità? Dov'è la giustizia? Questo che non è cambiato. Allora dobbiamo cercare di puntare e combattere, io per mio piccolo, perché sto cercando di essere presente, grazie comunque ancora alla seconda ondata che sta facendo i radicali, che si sono intestati questo tour, e io sono qua presente per portare Enzo Tortora in tutte le parti, per muovere le coscienze. E oggi vi ringrazio a tutti, ringrazio tutti i radicali, ringrazio tutti voi che mi avete dato questa possibilità. Grazie.